Oggi, 4 novembre, ricordiamo i caduti di tutte le guerre, ma anche i caduti civili. Noi come Scuola Media di Roccalivara abbiamo partecipato a questo progetto. Le scuole italiane adottano un monumento proprio perché c'è la volontà, soprattutto nei ragazzi, di far conoscere a livello nazionale questa bellissima statua. Sono cimentati in un lavoro di ricerca e di analisi di alcune fonti storiche presenti nell'archivio comunale, proprio per far vedere, per far conoscere a tutti, ripeto, la bellezza di questa statua, unica nel suo genere, molto particolare. Il 17 luglio 2004 Roccalivara inaugura il monumento ai caduti militari, civili e vittime del terrorismo, morti per la libertà e la democrazia, per la difesa della dignità e dell'onore della patria. Il grande dramma della guerra che sconvolge l'umanità è sempre stato rappresentato con sculture di soldati feriti, caduti o sorretti da angeli alati che guardano il cielo. In questo monumento, invece, l'artista ha rappresentato qualcosa di diverso. Chi meglio poteva rappresentare queste sofferenze se non una donna e un bambino, vittime innocenti di tante barbarie? Le donne di Mastesole, mentre gli uomini combattevano, hanno dovuto proteggere la famiglia. L'opera, nella sua drammaticità, vuole essere nello stesso tempo positiva, perché rappresenta una donna che non si arrende davanti alle mancanze e ai lutti, ma cammina fiera verso un avvenire migliore, portando con sé il bambino che la guarda fiducioso. Il nostro monumento è una scultura di bronzo. Ai piedi della donna vi è un elmetto, simbolo di tutti i soldati caduti nel combattimento per salvare la patria e portare la libertà a tutti i popoli.